Ciao a tutti amici di eximardora.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione anche il mouse da gaming con sensore ottico Rocket Kiro. Partiamo velocemente dalla confezione e come possiamo vedere troviamo sempre il classico design della Rocket con l'immagine illustrativa del prodotto, alcune caratteristiche tecniche, altre riportate nella parte inferiore. Ci viene ricordato che è dotato di una retroilluminazione RGB, quindi potremo illuminare la zona relativa al logo più il nome del modello con un colore che noi potremo impostare tramite il software di gestione. Nel retro della confezione troviamo ulteriori informazioni, un'ulteriore immagine illustrativa del mouse e insomma le classiche informazioni portate su ogni confezione. All'interno della stessa troveremo classici manuali, uno di istruzioni e uno della garanzia. Due side in plastica che potranno essere intercambiati a quelli già presenti sul mouse per renderlo impugnabile dalle persone destrorze o mancine. Ed infine troviamo il mouse stesso, il Rocket Kiro. Il design è molto semplice, elegante, la colorazione è full black. Partiamo velocemente dalla parte superiore del mouse, dove troviamo una superficie soft touch. Come per il Cova, troviamo nella parte relativa al dorso, per così dire, il nome Rocket e il modello Kiro. Nella parte avanzata, troviamo un singolo tasto per lo switch DPI. Ovviamente potremo sempre tramite il software di gestione, cambiare l'assegnazione dei tasti e delle funzioni e quindi impostarlo su un altro tasto. Troviamo una classica rotellina, di tipo cliccabile con un rivestimento in gomma, questa volta dotata di piccoli, diciamo, step, piccole insenature per migliorare lo scroll delle pagine o eventualmente delle armi in gioco. Spostandoci nel lato di sinistra, osserviamo due tasti facilmente cliccabili, plastica lucida e la parte inferiore è dotata di una texture, rugosa, quindi migliorerà sicuramente il grip sul mouse stesso. Nella parte di destra troviamo la medesima superficie e il medesimo design, in quanto il Rocket Kiro di base è un mouse dalla forma ambidestra. Prima di passare a vedere come rimuovere queste due parti che potranno essere intercambiate a quelle già presenti nel bundle, ci spostiamo nella parte inferiore dove osserviamo due mousefit di generose dimensioni e nella parte centrale troviamo il sensore ottico che di base ha una risoluzione massima di 2000 dpi con la funzione overdrive che abbiamo visto anche con il Rocket Cova. Quindi una funzione di interpolazione di DPI potremo portarlo fino a 4000. Il sensore adottato è in Avago A3050, non è un modello, un sensore molto performante, ma vedremo questo meglio nella recensione scritta dove effettueremo anche i classici test. Tornando dunque ai lati del mouse, con un semplice gesso potremo semplicemente rimuovere i lati del mouse stesso e intercambiarli a quelli già presenti nella confezione. Rimuovendo quello di destra e inserendo il supporto in plastica di ricambio, potremo rendere in questo caso il Rocket Kiro un mouse completamente impugnabile per persone destrorze. Se eventualmente non amate i mouse con nemmeno i tasti laterali, quindi due semplici tasti laterali nella parte sinistra, potremo rimuovere anche quest'altra parte e aggiungere una medesima parte priva di tasti e quindi rendere il design del Rocket Kiro ancora più semplice e sobrio e quindi decisamente ideale per coloro che magari non utilizzano esclusivamente il mouse per giocare, ma anche per altri utilizzi.
Ricordiamo dunque anche la rinominazione di tipo RGB per il Rocket Kiro, e verrà illuminato questa zona del mouse e potremo scegliere tramite software di gestione il colore che più preferiamo. Ovviamente dovrebbero esserci anche degli effetti con cui personalizzare al meglio l'estetica di questo mouse. Il cavo del Rocket Kiro non è rivestito in treccio di tessuto, ma classico rivestimento in gomma, e il connettore USB non è placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.